Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche. Ciao. Ciao, va bene. Ok. Ci lavoreremo su questo aspetto. Buonanotte. Un colombino deve esserci sempre. Un qualcuno che ne fa, o che ne fa le vene. Piano, esatto. piano. Lo stadio evolutivo successivo a Colombia. O involutivo, a seconda del... sui denti. Siamo qui a una nuova edizione della Discussione Galattica, dove parleremo di... Pino! O Nightbolt, se preferite. Okay. Warhammer Underworld. Visto che Pino, finalmente la nuova edizione di Warhammer Underworld è uscita, è giunta a noi, ce l'abbiamo tra le nostre mani belle appiccicatici e paffute. In questo caso... qualcuno, questa è la mia copia personale, faccio presente, questa è la mia copia personale, ma qualcuno ha già messo le mani sulla sua e ce ne può parlare. Beh, c'è qualcuno che ha anche già fatto modifiche strane. Mentre qualcuno parla delle sue modifiche, eccetera, poi andavanti avanti, io mi apro in diretta la scatoletta e facciamo mentre loro chiacchierano. Ma chi se ne frega dell'unboxing? Voi me ne fregherà niente, a me interessa vedere la sua scatola. Metti nell'angolo. Ho aspettato qua fino adesso. Ah, no, giusto, allora, è vero, l'angolino piccolo. Allora, mentre il nostro Francesco fa l'unboxing, noi andiamo avanti con la discussione galattica, ok? Sono dei disturbi qua di pianto. Non riesco a sentire l'audio. Odore di nuovo. Vabbè, la dipendenza da plastica. Guarda, parlo con le dadini, capito? Prova il carro, è buono? Non è buono il petrolio, figlio. Oh, la benzina sei buono, anche il sapore probabilmente. Ma ci sono anche i modelli. Sei molto slancioso, mi piace. Mettigli tipo del sax di sottofondo. Bill Clinton. È Bill Clinton che suona. Aspetta che rischi. Ma quello è uno spru. È una o uno spru? È uno. Mi piace se esce. Ah, anche quello. Anche quello è un umido. Allora, cosa sappiamo finora di Nightbolt, Simo? Ma sappiamo che intanto le bande che dovranno uscire sono abbastanza originali, secondo me, rispetto alla prima. Sono d'accordo. Secondo me si sono resi conto che fare bande un po' generiche probabilmente non andava molto bene, poi magari è stato anche un tentativo iniziale, la prima season è andata molto bene, quindi hanno tentato di alzare un po' il livello, tra l'altro anche perché è noto che alcune bande non sono limitate, per esempio essere solo formate da battle line, perché sì, quella di Caradon ha dentro il palloncino, sì, che sì, non, sì, è, vero, non vero. È battle line, anche questo secondo me si saranno resi conto che per alcune razze tipo i Caradon avremmo fatto una banda solo di arcanauti, effettivamente che non è che proprio il massimo, un po' limitante, quindi per quello aspetto totalmente soddisfatto. Sì. Poi è un'altra cosa che ho notato finora dall'annuncio delle bande è il fatto che per quanto alcune fazioni siano fazioni già note, perché per esempio abbiamo già visto che ci saranno una banda di goblin vecchio stampo, quindi i vecchi goblin delle tenebre, diciamo così, i Munklan, una banda di seguaci di Tzinch che comunque seguirà quello che è stato il vecchio Battletome, oppure i Sylvaneth, abbiamo ancora delle... abbiamo visto che ci sono alcune bande di cui non sappiamo ancora nulla, che potrebbero essere fazioni nuove. Beh, perché... tipo la banda del Fantabosco, che esatto, è geniale, quella è bellissima, quei funghetti, che anche lì potrebbe essere bocca, qualcosa di relativo a questa nuova fazione della distruzione di cui si parla da tempo e che tu desideri da millenni oramai. Io voglio i goblin delle tenebre. Volessi quelli dei funghi. Io voglio i goblin delle tenebre coi funghi. Ah, ok, quindi insieme. Okay, sì, sì, assolutamente. Le due cose non possono essere separate. Okay. I goblin barano, perché non sono sette. Eh beh, sono goblin. Sì, sono nove, ragazzi. Sono nove. Ma quindi? E quindi niente, il gioco praticamente è rotto. Cioè, non giocateci più, ragazzi, perché facciamo delle fuck anche per... non si può schierare, quindi... esatto. Rumor dicono che questi due squig in più, perché teoricamente la banda dovrebbe essere composta dai sette goblin, vanno in hype. Boh, si dice che vengano schierati di fianco al Mandriano, che dovrebbe essere uno dei personaggi della banda, che ha quel bastone che serve apposta per marchiare le buche, che era quello che si era visto esatto, con l'annuncio del pre-order di Nightbolt. Quindi boh, sarà da vedere come funzionano. Poi anche secondo me il fanatico sfrutterà una delle nuove dinamiche che è stata introdotta nel nuovo regolamento, quella dello scatter. Speriamo assolutamente, perché sarebbe una grandissima. Quello sarebbe bellissimo, perché appunto lo scatter è una nuova regola che è stata introdotta nel nuovo regolamento. Esatto. Che quindi crea, per quanto riguarda gli incantesimi, altra nuova dinamica, una catena randomica casuale che viene determinata dal tiro dei dadi.
E potrebbe anche essere magari che questo movimento casuale possa essere quello del, del fanatico. Assolutamente, anche perché per il momento è usata semplicemente, se non sbaglio, con una carta sola, sì, degli Evocators, che, sì, che crea la catena di scelta, si tira tre volte, devia tre volte, ogni nemico che viene preso dall'incantesimo si becca un danno. Quindi al momento c'è un modo solo per usarla, però immagino che probabilmente andando avanti ce ne sarà. Anche perché nel regolamento, se non ricordo male, viene citato per appunto come esempi dello scatter, o gli incantesimi ploy vari, oppure il movimento di alcuni personaggi. Quindi il movimento di quella è una dipositiva. Ce l'hanno già se detto. Se mi passa un secondo una delle plance. È geloso. No, è delle geloso plance, delle sue proprietà. Dei token. Che a questo punto abbiamo parlato dello scatter, facciamolo vedere. Cioè. Innanzitutto i nuovi obiettivi molto di classe, perché sono veramente belli. Questo qui è lo scatter di cui parlavamo prima. Poi qui cosa abbiamo? Beh, i vari token che già conosciamo da un anno, quindi punti gloria, cariche, movimento, tutto il resto. Non hanno capito come funziona lo scatter, secondo me. Cioè, nel senso, io trovo che lo scatter abbia una dinamica molto interessante. Sì. Però effettivamente non è chiarissima. Cioè, è chiara, però non è chiarissima. Allora, a quanto ho letto io dal regolamento, che appunto non ho ancora letto tutto con calma, ma giusto velocemente le nuove dinamiche, dovrebbe essere che quando... è necessario usare l'abilità dello scatter, scelgo un, lo piazzo su un esagono per indicare semplicemente l'orientamento della direzione, diciamo così. Quindi non è fisso come per Blood Bowl, per dire, che una volta piazzato lo scatter resta così per tutta la partita. Quindi posso scegliere io come orientarlo. Poi dovrebbe essere che tiro il numero di dadi corrispondenti. Esatto, lì nel... Ah, eccoci qua. Grazie al supporto audiovisivo di Fra possiamo vedere direttamente l'estratto del regolamento. Possiamo anche leggerlo volendo, Allora leggilo, visto che... Ah, vai, sta facendo tu. Leggi te, mi sento preso in mezzo a questa polemica. Deviazioni. Alcune carte o azioni riportano il termine deviazione X, dove X è un numero. La deviazione è usata per rappresentare la natura a volte capricciosa degli incantesimi, o anche del movimento dei guerrieri. Quando risolvi una carta o un'azione con deviazione X, crei una catena uguale di esagoni adiacenti che determina come risolvere la carta o l'azione. La catena può indicare la traiettoria di un fulmine o il percorso di un guerriero che barcolla, ma non molla, sul campo di battaglia. Poi, la carta o l'azione ti dicono da quale esagono avviene la deviazione X. Si tratta dell'esagono di partenza dal quale creare la catena. Per farlo, colloca sul campo il segnale di deviazione. Questo. Ok. Facciamo un esempio pratico. Ok. Facciamo un esempino. Allora. Posso... Allineato, prego. Le do questa cosa. Sciabola. Aia. Ok. Dicevamo... si tratta di ok. Per farlo, colloca sul campo il segnale di deviazione. Allineato alla griglia degli esagoni, puoi scegliere l'orientamento della mattonella. Poi tira un numero di dadi attacco, ok, pari al numero della deviazione. Quindi se deviazione 1 sarà un dado, deviazione 2 due dadini, eccetera eccetera. Allora vediamo. Quindi ipotizziamo per esempio che l'esagono di partenza sia questo qui, esatto, e non quello su cui hai ipotizzato il segnalino, perché... Quindi io tiro, ipotizziamo tre dadi, facciamo che la deviazione di 3... L'incantesimo degli Evocators è deviazione di 3. Quindi io tiro i miei tre dadi attacco. I simboli sui dadi attacco corrispondono alle direzioni sul segnalino deviazione. E ottengo due mezzi supporti e un supporto pieno. Quindi ciascuno dei dadi tirati indica una direzione. Usa queste direzioni per creare una catena. Quando la catena è completa, rimuovi il segnalino deviazione. Quindi praticamente se fa tipo un giro, da qui farà tipo un giro. Se va dritto, andrà dritto, girerà, eccetera. A seconda di come vogliamo, esatto, comporre questa catena una di esagoni. Una cosa importante da tenere a mente quando si parla di deviazione è che io tiro in contemporanea tutti i dadi e poi scelgo come distribuirli. Non tiro un dado per volta e seguo come insieme il percorso. E quindi... poi li monti, tra virgolette, come vuoi. Quindi in questo caso, avendo ottenuto due mezzi supporti e un supporto pieno... Ci dice, quando la catena è completa, rimuovi il segnalino deviazione dal campo. La carta o l'azione che stai risolvendo indica come usare la catena o cosa succede negli esagoni attraversati da essa o in quello finale, secondo che sia il fulmine, il movimento, eccetera, eccetera. Se la catena si estende in un esagono incompleto, termina nell'ultimo esagono completo attraversato. Quindi se è il mezzo piuttosto che... In questo che caso, eccetera, 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 avremo una catena che va fuori. Esatto. Se la componessimo usando prima i mezzi supporti, quindi potrebbe fare 1, 2 e il terzo è fuori.
termina comunque nell'ultimo esagono completo attraversato. Se non è uscita dall'esagono di partenza, non si crea la catena, che solitamente vuol dire che la carta d'azione non ha effetto. Ok. C'è uscita fuori una deviazione un po'... Così, in pratica, 1-2 fuori. Un po' molla. Quindi molla. Si fermerà prima di uscire, tendenzialmente. Tirato male. Perderemo una casella, in questo caso. O ne guadagneremo una, secondo me. E questa, appunto, è una delle nuove dinamiche, quella della deviazione. In più abbiamo ufficialmente parte delle regole... non commento. Parte delle regole core, diciamo così, l'introduzione degli esagoni letali, che avevamo visto finora solo in un'unica plancia, che era quella veduta separatamente. Con le trappole. Esatto, con le trappole. Questi esagoni rossi sono esagoni... dove vi fate la bua. Esatto. Esagoni malandrini. Sì. Quindi muovendosi all'interno di uno di questi esagoni rossi, sia volontariamente, sia per effetto di spinte, stratagemmi e non tutto me resto, ne parlare. Ciao Luca, grazie. Ci si becca un danno. Le faide. E in realtà abbiamo visto, appunto, sempre dalla scatola base, che alcune bande possono ignorarli, questi esagoni. Per esempio gli spettri in Night Hunt. Probabilmente se giocassi Night Hunt mi porterei sempre dietro le plance con le trappole. Sì, che comunque adesso hai per forza di cose, perché con la scatola nuova. Questa, appunto, è una delle nuove dinamiche. E l'altra, come abbiamo accennato, sarebbe finora, tipo la magia. Esatto, la magia. Come funziona la magia in questa nuova edizione? Abbiamo anche dei dadini, allora, fantastici, la funziona, per la magia. Esatto, con dei dadini particolari, esatto, che sono fatti apposta per la magia. E se abbiamo una carta magari degli Evocators, facciamo vedere qualche... Scusa, cioè, se io uso... Io questo caso delle fortuna che ci allora farà che fa gli unboxing. Perfetto, prima di tutto, perfetto, appunto, chi è che può lanciare le magie? Allora, qualunque guerriero abbia questo simbolo di lato. Non deve essere per forza due, può anche essere uno, tre, quattro, però tipo deve ci avere sia il simbolo. Questo quadratino. Quindi le vecchie bande no, probabilmente le nuove bande le sì. Le nuove sì. Il numero indica il livello del mago, come il vecchio Warhammer Fantasy per i vecchietti all'ascolto. Per esempio questo... Anche meno vecchi, sono più giovani. Sì, vabbè, però sai, l'effetto nostalgia... Allora, per esempio, questo è un mago di secondo livello. Vuol dire che quando tira un incantesimo, tirerà due dadi incantesimo. Mentre invece Rastus, per esempio, è un mago già i nomi, primo livello. Sì, no, in realtà l'ho letto. Ah, ok. Sai anche leggere? Sì, non so scrivere, ma so leggere. Okay. Mi ha aiutato tantissimo. Nella vita. Nella vita. Okay. Per esempio, quando Rastus tira un incantesimo, tira un solo dado. Quindi uno potrebbe pensare, vabbè, ma a sto punto Rastus... è una pippa. Io voglio maghi tutti di secondo, di terzo, di quarto. C'è la magagna però essere così bravi. Attenzione ragazzi, perché... Se tirate due critici quando tirate qualsiasi tipo di magia, vi beccate un danno e la magia conta come non lanciata. Quindi, maghi di primo livello saranno anche ignoranti, però male da solo non sono si fanno. Sono più sicuri. Mentre invece Stormsire... Sono più potenti. Sono più potenti, ma rischiano. Sono un po' monelli, quindi rischiano il danno. Gli incantesimi per il momento però noi abbiamo dato un'occhiata. Sì, allora diciamo che abbiamo ancora poche carte su cui fare speculazioni. Di sicuro sappiamo che esistono tre tipologie diverse di incantesimi, ovvero, cioè di azioni magiche, diciamo così, ovvero le magie incluse come stratagemmi, quindi perché adesso non esistono più solo gli stratagemmi con lo spadino come era nella prima edizione, ma esistono gli azzardi, mi pare si chiamino così adesso. Gambit, sì, esatto. Che comprendono sia gli stratagemmi sia le magie. Quindi la magia lanciata come gambit è un primo tipo di magia. In più abbiamo le magie che possono essere assegnate come upgrade, quindi come migliorie, oppure ancora abbiamo delle azioni magiche, come che per sono esempio quelle sulla carta. Stormsire ne ha una, per esempio, ne ha una di default. Sì, in realtà Stormsire ha un attacco che è un'azione magica, che è questo qua, questo qui, vedete? Per esempio potrebbe essere, voi l'azione magica potreste trovarla in due modi differenti sulla carta. O qui dentro, nel riquadrino, vi dice tutto quello che dovete sapere, quindi come si lancia, che quali sono gli effetti. Oppure in questo caso Stormsire non ha niente nel quadratino anche quando è esaltato, ma ha un'azione magica che è questo attacco. Lo riconoscete perché il dadino che serve per fare l'attacco è uno dei dadini della magia. Quindi in questo caso questa, anche perché sopra avete anche il simbolino del gambit dove c'è scritto folgorazione, avete questa rotellina, questa pizza con la fettina tirata via. È così. Ragazzi, d'altra parte ci sono persone pagate per fare questi simboli. La pizza con la fettina tirata via,
che vuol dire magia. Istintivamente a me viene in mente la magia. Vedere una tizia senza una fetta. La famosa ruota della magia. La ruota della magia, esatto. C'è un pizzettaro qua. La ruota della pala, la quattro stagioni di Fuel, è diventata magica. Tanto questo incide anche ovviamente nella composizione dei nuovi mazzi. Mazzo potere deve contenere almeno 20 carte potere, quindi non è cambiato la base come prima. Può includere un qualsiasi numero di carte aggiuntive. Non più di metà del mazzo può essere composto da carte azzardo. Quindi si presuppone che nelle nuove uscite usciranno nuove carte azzardo. Oggi 20 non so se ne abbiamo. Chi lo sa? Ma secondo me faranno una banda fatta apposta tirare giù le bande con tanti manga. Ma poi infatti secondo me non hanno parlato di carte magia, ma di carte azzardo. Quindi cosa sia l'azzardo, che sia magia o sia qualcos'altro, è una nuova dinamica. Anche perché quel caratro piratesco, cose del genere, l'azzardo come concetto ci sta. Esserci, sì. Cioè, non è male. Infatti le carte si chiamano azzardo, mica magia. È vero, potrebbe essere. Quindi parlando un pochino delle future bande, facciamo un discorso così for fun. Qual è quella che vi attira di più? Goblin. Goblin già quella è la cosa strana che dicevamo prima, perché ci sono più. Diciamo, quante sono rimaste sulle nuove plance i punti a disposizione per mettere gli omini? Sono sempre 7. Quindi complottisti che ne vedevano 9 in arrivo. Esatto, non c'è una piazza. Sempre 7. Rettiliani non l'hanno cambiato. A proposito di complottisti, c'è un Luca Croce che mi scrive: cos'è Warhammer Underworld? Perfetto. Potresti provare a fargli un intro, magari. Però la magia al momento è interessante, sicuramente. Sì, non è però non rompe lo schema. Esatto, cioè non è un game changer, non è che è una cosa che vedremo con l'espansione andando avanti. Quello sì. Un altro messaggio del web di Luca Croce mi chiede: cos'è la magia? Che tempismo, però. Proprio in diretta. Non lo so, io guarda, secondo me dovrebbe provare un gioco tipo Kings of War. Lì secondo me lo spiegano bene. Sì, sono abbastanza chiari nella spiegazione. Anche perché i maghi, appunto, si possono disporre a zoccolo di gnu anche loro. O anillo di Chiurlo, okay, secondo me. Su basette sceniche colossali. Pratica, si può fare una basetta scenica così con sopra così, i maghi. Esatto. Con i maghi, uso i miei, mica da far danni. Disposti in pratica. Questo è solo il leader. Mettere anche degli scenici. Per questo grosso modo è Kings of War. Esatto, così è caduto. Questo Kings of War secondo Luca Grosso. Esatto, sì. Poi appunto chi gioca a Kings of War ci faccia sapere se effettivamente è così, o no. Io soprattutto se non è così. No, però anch'io. Se poi qualcuno volesse venire qui con noi a parlarci davvero di Kings of War e farcelo anche provare, disponibilissimi. Esatto. Abbiamo detto saranno 8 bande, sì. Comprese ovviamente le bande della scatola base. Quindi sappiamo già che ci sono gli Evocators e i Fantasmini. Sì. E sono 2. Quindi andiamo per Grobi, come si diceva una volta. Quindi Goblin. Ok, sì. Gobbi. Poi abbiamo Zinch, detto Zinch, gli Eyes of Sandor, Nine, ok. Poi abbiamo detto i Nanetti Volanti, abbiamo i Caradron, okay. Abbiamo i Sylvaneth, abbiamo i Darkoth, quindi questa nuova fazione di cui ancora non sappiamo nulla, perché abbiamo visto solo 2 modelli per Aos e basta. Esatto. E poi il Fantabosco. Fantabosco che sembra veramente golosa come banda, perché non riesco a decifrarla. Ah, secondo me il Fantabosco si baserà solo sullo scatter. Con questa. Comunque, fra, qual è la banda che ti interessa di più di queste 8? Anzi, di queste 6 ancora non... Vabbè, abbiamo capito gli Evocator, che è questo... Rimango con gli Storm. Solo Storm. Ma prendendo le altre 6 annunciate, qual è quella che ti sembra più... Forza, dobbiamo fare. Sì, dai. Non poi, ci sono altri Stormcast, però, che sei annunciato. I nani sono tipo degli Stormcast piccoli. No. Ok, ci ho provato, Nico. Se poi c'hanno i capelli che sono di piede. Giusto. Io devo dire, non lo so, lo squig volante però è una cosa che mi intriga. Quindi il Fantabosco mi intriga un po'. Io qui vi stupirò. Non mi intrigano più di tanto i Caradron. Mi ha stupito, posso essere sincero. Devo dire che Zinch qualcuno qui si stuzzica parecchio. Mi stuzzica parecchio perché quel modello che si vede nell'artwork, che ancora non sappiamo bene cosa sia, se magari uno dei Gunsummoner che ancora non abbiamo visto con un aspetto diverso. Mi domando che se nelle varie poi edizioni di Underworld a questo punto non seguiranno il giro, hanno fatto Khorne, adesso fanno Zinch. Nargol non si è ancora visto. I putridi e poi. Però adesso sarà probabilmente l'espansione per adulti. Guarda. Sì, sicuramente dei minori. Sì, sì. Anche per le conversioni, Warhammer Underworld XXX.
detto bene, quindi in realtà le nostre bande vanno avanti. Sì, sì, carte, sì. Ah, abbiamo detto, molti lo sanno già, le carte sono una ristampa della scatola, non tutte, molte sono una ristampa prima edizione, quindi vuol dire che chi comincia adesso comunque se la gioca alla pari, chi come noi ha già cominciato si trova ad avere più mazzi contemporaneamente attivi. Esatto, quello è, per quanto mi riguarda, un bonus, perché più volte nel fare i mazzi ho dovuto scambiare carte perché magari c'era quella... tirarle via da uno per mettere nell'altro. Esatto, cioè c'era quella carta in singola copia che mi serviva in altri 5 mazzi, almeno così. Se fai mazzi solo aggro, devi continuare a sbustare e imbustare, che sembra essere un macellare. Stavo per dire da che pulpito. Io sono obbligato, purtroppo un mazzo control con gli storm non me lo faccio. Dovete sapere che Simo vive solo per l'aggro, in qualsiasi cosa, non esiste il controllo. Sì, anche nelle modifiche. Sì, solo aggro. Come quel video che gira adesso del tizio che disegna urlando, cioè Simo quando fa le modifiche. Sì, sì, arriverà quel video probabilmente. Dovete fare così, tagliate e fate così, ragazzi. Comunque un'altra domanda da Luca Croce, mi chiede cos'è Kings of War. Ah beh, perfetto, a posto. Io non so giocare, non siamo degni, non posso fargli la demo. Chissà se potremmo farlo interdire invece a questo punto. E a questo punto organizzerei una demo di Kings of War fatta da Colombino a Luca. Beh, tu dimmi dove, dimmi quando, e prenderò nel posto più lontano possibile, nel nadir rispetto proprio sul globo terrague. Vorrei ricordare ai nostri telespettatori che Colombino è stato disperso nel Warto. Chiunque lo avvisi, faccia finta di niente, lo lasci lì tranquillo. Insieme con Draigo nel Warp, stipare della polvere. Lasci lì, se qualcuno avvistasse Colombino, faccia finta di niente, lasci lì tranquillo. Esatto. Non ce lo dica, non lo dica nessuno. Se vi impietosisce, dategli un pezzettino di pane. Ma anche no, scusa, affezionazione fino a caso. Che poi si moltiplica. E su questa notizia bomba, io vi saluto. E ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, il vostro canale. Esatto. Quindi iscrivetevi al nostro canale, mettete come sempre il mi piace, c'è la campanellina che trovate per comunque non perdervi tutte le nuove, tutto il resto, tutti i nuovi video. In fondo, se scrollate tutte le proposte di video che vi fanno sotto questo, avete la possibilità di mettere commenti, iscriverci qualcosa, quindi... insultare Simone. Esatto. Qual volete. Sapere qual è la banda che vi interessa di più, se volete le demo di Kings of War, se avete delle domande da farci. Noi poi comunque adesso torneremo sul tema Underworlds, ma se volete anche sapere altro, anche per altri giochi da tavolo, disponibili, siamo qui. Ciao, ciao ragazzi. C'è solo una parola per dirlo: il tavolo è stunnato. Nooo!